Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. Dove innanzi, se in una famiglia vi sono 5 persone, saranno divisi 3 contro 2 e 2 contro 3. Si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. La parola di Dio che abbiamo ascoltato e di cui ci nutriamo in questa 20ª domenica del tempo ordinario ci parla di divisione, ci parla di polemiche, ci parla di contese, ci parla di ciò che è inevitabile in questa vita, in questo mondo, nella storia dell'uomo. Ma la questione non è evitare a tutti i costi le divisioni, le contese, i dissensi. Questo si chiama irenismo. La questione è per che cosa ci dividiamo, per che cosa siamo disposti a combattere, per che cosa siamo disposti a soffrire. Il profeta Geremia, l'abbiamo ascoltato nella prima lettura, a un certo punto cade decisamente in disgrazia. Il re Sedecia lo dà in potere ai suoi nemici, è nelle vostre mani. Il re non ha poteri contro di voi, è un momento di grande debolezza del monarca. E viene gettato nella cisterna, affonda nel fango, rischia di morire se non intervenisse questo suo amico che, con il beneplacito del re, che nel frattempo ha cambiato idea, lo trae fuori dalla cisterna del fango. Geremia è un uomo che divide i suoi connazionali, che divide Gerusalemme, perché il Signore lo manda a proferire oracoli di messa in guardia contro il facile ottimismo di chi dice di non temere la minaccia di Nabucodonosor, re di Babilonia. E Geremia è additato, è considerato come un tipo di Cristo, cioè uno dei personaggi dell'Antico Testamento che in qualche modo, per certi aspetti, anticipano e richiamano poi quello che fa Gesù. Perché anche Gesù, come Geremia, è un perseguitato, è un uomo di divisione. In questa pagina del Vangelo secondo Luca lo dice con espressioni molto forti, molto castiche. Altrove dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Lo ripetiamo nella liturgia della messa ogni volta che la celebriamo. Ma qui dice che è venuto a portare non pace ma divisione. E lo esprime con questa curiosa filastrocca che non rileggo ma che abbiamo tutti ascoltato, della divisione che si crea addirittura nella famiglia, cioè tra persone che hanno vincoli forti di sangue. Che cosa vuol dire Gesù? Vuol dire che sulla sua persona, sul suo mistero, sul suo insegnamento si creano inevitabilmente delle divisioni tra persone, anche tra persone che si amano. Allora noi viviamo forse da sempre, però in certi momenti, come quello che sta attraversando anche il nostro paese, tempo preelettorale, come quello che sta attraversando l'Europa, in cui è in corso una guerra cruenta, tempi di divisione, di contese, di polemiche,
a volte anche feroci, a volte anche cruenti. E dobbiamo chiederci, ma e noi come discepoli di Cristo che ruolo abbiamo? Certamente abbiamo un ruolo di pace. Cioè dobbiamo essere persone che sanno superare le divisioni in tante materie, da quelle più prosaiche come sono le divisioni nel tifo sportivo, a quelle più serie come sono quelle in materia economica, però non dobbiamo aver paura di essere persone che dividono, che si distinguono, che sanno prendere posizione in materia di fede, che rimangono fedeli a Cristo anche quando questo comporta da parte di altri incomprensioni, persecuzioni, divisioni. Non essere uomini che dividono gli altri nelle materie, chiamiamole opinabili, più o meno importanti, ma non avere neanche paura di distinguerci e di essere elemento di divisione, di discrimine, quando affermiamo la nostra fede in Cristo, quando rimaniamo coerenti con la morale che Cristo ci ha insegnato con la sua vita. Questo comporta sofferenza, sicuramente. E allora l'autore della lettera agli Ebrei ci presenta Gesù che è colui che dà inizio e porta a compimento la nostra fede, il nostro modello. Di fronte alla gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Gesù ci ha tracciato la strada di portare la croce, di disprezzare il disonore, cioè di saperci distaccare dal consenso umano, e guardando a Lui dice: non vi stancherete, non vi perderete d'animo, sarete capaci di resistere fino al sangue nella lotta contro il peccato, se questo Dio vi chiederà. Chiediamo alla Madonna, Regina della Pace, di essere uomini di pace, di essere uomini che non hanno paura di lottare e di soffrire per la fedeltà a Cristo e al suo Vangelo. Così sia. Amen. Se quanto hai ascoltato ti ha suscitato qualche buon proposito, affetto o ispirazione, moltiplica nell'efficacia. Tocca il pulsante di condivisione e inoltralo ad altri. E se mi hai seguito sin qui, forse sarai interessato anche ad altre mie omelie e meditazioni. Forse vorrai sapere chi sono e, se non l'hai già fatto, vorrai iscriverti al mio canale attivando anche le notifiche. Grazie e Dio ti benedica.